guarda che mi fidate. È sicuro che è buonissimo. Sì? Sì, 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 ah, sì. Vediamo un po'. Guarda, questa è una ricetta antichissima, viene dall'entroterra campana, dalle parti di Avellino. Sì. Però sì, potevi almeno incantarla meglio, guarda. Commissario, come va? L'intervento è durato molto più del previsto. Gli hanno fatto due trasfusioni, il proiettile è stato estratto, ma lui è in sala di rianimazione da più di 3 ore. E il chirurgo che dice, dottoressa? Un sacco di cose incomprensibili. Ma cos'è questo odore? Forse è questo, commissario. È per il vicequestore, da parte di tutti e tre. È molto buono. Sì. Un gentile omaggio. Grazie, De Santis. Prego. L'ha fatto lei? No, 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 l'ha fatto mamma. Ci ha messo 7 ore per prepararlo. Buonissimo. Ce ne vogliono altre 7 per digerirlo. Commissario, io mi dissocio da questa cosa. E ora che lo vedo mi dissocio anch'io. Ma scusa, ci siamo fidati di te. Dice che facevi tutto tu. Ci pensa mamma, noi ci aspettavamo qualcosa di molto più digeribile. Sì, perché siete ignoranti. Sì, sì, perché questi come sono ignoranti? Convinti. Sì, perché siete convinti che ancora uno si deve bere la minestrina quando è malato. Ah, perché la minestrina proprio antico, è antica. È antica. Minestrina antica. Sì, sai? Antica, perché questo è energetico, contiene ferro. Ecco, Giuliano, così devono rioperare Torrigiani per togliergli anche il ferro. Ma De Santis, comunque, De Santis. Dottoressa, quando si alza glielo faccio trovare nella stanza, veramente. Sì, così lo scambiano per un ordigno e magari pensare a un attentato. Questa cosa di sicuro all'aeroporto non passa. La battuta l'hai fatta 2 ore e mezza fa. Impossibile, perché non sarebbe passata con tutto il ferro che c'è. Comunque, dottoressa, non c'è problema, pure se non avesse voglia di mangiare. 2 giorni è perfetto. Anzi, sì, più riposare è perfetto. E più è meglio. Un velo di meglio. Certo. E allora si sceglie. Come si sceglie? Un velo di meglio. Grazie, ragazzi. Grazie. No, Giuliani, forse non ci siamo capiti. Non mi interessa se quelli della scientifica stanno facendo gli straordinari. Se la prova del quanto non arriva subito, alla fine saremo costretti a rilasciare l'unico possibile indiziato. Mi hanno assicurato, commissario, avremo tutto stasera, più tardi domani mattina. Perizia balistica e prova del guanto. Lei insista per stasera. L'ho già fatto. Speriamo che sia lui. La pistola corrisponde. L'hanno beccato in motocicletta. Non hanno trascorso nemmeno 2 ore dalla fine della rapina. È un pregiudicato, ha un alibi inconsistente. Sicuramente è lui. Lo dice per tranquillizzarmi. Ma cosa vuole tranquillizzare, commissario? Sì. Commissario, venga presto. Il telegiornale proprio adesso sta dicendo che hanno trovato un cadavere sul binario Roma-Marsiglia. E allora? Come allora? Venga, 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 presto. Il corpo di un uomo è stato ritrovato a pochi chilometri dalla stazione di Lione, nel sud-est della Francia. Le cose si complicano, commissario? Quali cose? Si tratta di Cosimo Farinelli, di nazionalità italiana, di 75 anni. Le autorità francesi hanno... Cosimo Farinelli, l'uomo trovato morto, è uno dei testimoni della rapina alle poste, uno dei derubati. Il professore? Esatto, proprio lui. Giuliani, voglio i verbali della deposizione. Ci ho già pensato io, commissario, sono sopra la sua scrivania. Grazie. E dobbiamo metterci in contatto con la polizia francese. Dobbiamo metterci in contatto con la polizia francese. Beh, francese, Francia è roba tua. Beh, no, non mi permetterei mai di toglierti questo piacere. No, 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 non preoccuparti, francese sei tu, vai tu. Guarda, non... Dispari. Pari. Beh, dispari, hai vinto tu, perciò è un tuo privilegio, pensaci tu, Ma non me lo ricordavo così il gioco. C'è l'Interpol in linea. Grazie. Fermo un secondo, aspetta un attimo. Commissario Fogliani. Scusa, hai vinto tutto. Sì. Senta, mi metta in contatto con la gendarmeria di Lione. Voglio sapere tutto sul ritrovamento di Cosimo Farinelli. Sì. Amore! Polizia. Cosimo! Signora! Cosimo, mio non vedo! Signora, non fa
faccia, così la prego. Non poter non essere pianga, vero, per piacere, morto. Signora, basta. Io mai certo, più rivedere beh, l'unico grande amore di mia vita. Eh beh, se è morto, certo, è difficile poi perché che uno lo riveda, sì. Это не может быть, это не может быть. Ma che succede? Ma che ne so, questa parla in russo, spiange. Signora, vuole un bicchiere d'acqua? No, io voglio morire, io dove voglio va? Stare metà no, finestra, si fermi, cosa sta facendo? Si fermi, ma non serve a nulla, siamo al piano terra. Oh, calma. Lui è un uomo meraviglioso, lui è bello, forte. È quel Cosimo. Speriamo.